problema che appartiene a tante città italiane, no? È chiaro che siamo partiti e siamo tornati a Napoli perché Borrelli non ce n'è in giro, no, che fanno delle battaglie di questo tipo. È un crociato, diciamo. È un crociato. Ha dedicato la sua vita, ma se va avanti così, dedica la sua... Non vorrei dire la sua morte, diciamo, ma insomma, no, ma per loro è tutto normale, picchiare, mi hanno bruciato anche lo scooter. Posso dire una cosa, perdonami, io voglio dire pubblicamente la solidarietà a quel ragazzo in nome di queste brave persone che fanno gli estorsori della sosta, spesso legate alla camorra. L'altro giorno fuori a un locale in provincia di Napoli, a Sant'Antimo, al Gioia, a un ragazzo di 24 anni di Pozzuoli, gli hanno, poiché non voleva pagare una seconda volta il parcheggio. Aveva già pagato, c'era il cambio turno, avete capito? Perché qua sono organizzati in modo militare, visto che spesso c'è anche la camorra qua dietro. Ebbene, che cosa è successo? Lui si è rifiutato di pagare la seconda volta e il bravo parcheggiatore abusivo, il papà di famiglia, gli ha rotto in testa la bottiglia. Coi cocci l'ha sfregiato a vita. I medici hanno detto che rimarrà per sempre con i segni addosso. Ma quale solidarietà? Ma quale lavoro? C'è la galera! La galera! No, altro che famiglie!